Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sehr geehrte Damen und Herren, señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare Va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, live, di lunedì sera, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso, Saius, in... provvisoriamente, i due compari, più uno, M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. Tre, sì, perché per l'appunto giunta la sua terza edizione, la terza stagione, il terzo anno che va in onda in diretta qui su SciShub Network, il lunedì sera, e appunto come ogni lunedì sera quasi, in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, le 10 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, CET, set, Central European Time, e per un'oretta e mezza circa, almeno cioè fino alle 23.30 più o meno, vi terremo compagnia con i nostri ospiti. E quindi se volete intervenire in diretta oppure anche contattarci semplicemente, potrete farlo attraverso le nostre pagine qui nel web, anche scrivendoci nel nostro sito direttamente in www.saiuswebnetwork.it, pure adesso, durante la trasmissione, tramite la chat che trovate aprendo il nostro sito, in cui peraltro potrete fare delle domande direttamente agli ospiti in questione, o anche tramite le nostre caselle di posta elettronica, info@saius.com, gianluca@saius.com e luca@saius.com, nonché poi ci potrete sempre seguire anche in Facebook, nella nostra pagina in Facebook con il nome Saius Web Network, e poi ancora in Twitter con il nome @Saius, quindi @Saius, tutto attaccato minuscolo, ed infine su YouTube troverete le cose che il mitico Saius carica per tutti noi in YouTube con il nome Saius Radio, tutto attaccato minuscolo. E poi vi ricordo la nostra pagina, il blog, in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo, qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra consueta trasmissione in diretta web dei lunedì sera su Saius Web Network, provvisoriamente i due compari più uno, due, si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo, in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare, come tantissimi altri strepitosi artisti che noi di Saius Web Network scoviamo in giro per la rete e mandiamo liberamente in onda, anche sotto licenza Creative Commons, sempre nel solito sito di Jamendo, in www.jamendo.com. Ed ora, signore e signori, che la diretta abbia inizio! Si parte, via! E buonasera, buonasera, buonasera a tutti, e siete in diretta dunque qui di nuovo con Saius Web Network in www.saiuswebnetwork.it. Questa sera finalmente, dopo tanti lunedì d'assenza, ci sono anch'io, il vostro caro Gianluca, che dà un carissimo saluto a tutti i nostri cari amici web radio ascoltatori e soprattutto web TV spettatori, perché nel nostro sito potrete anche vederci. E questo ben gradito mio personale ritorno, nel senso che sono contento di essere di nuovo qui con il
grande, preziosissimo Luca, che saluto. Ciao Luca, ti chiamo subito in causa, a differenza di come faccio di solito. Ma questo, cioè, hai fatto un qualche ritiro spirituale in Tibet, perché non mi riconosci più. No, non ti riconosco più, non è mai stata un'introduzione così... così... 25 secondi, cioè, ragazzi, caro Luca, come vorrebbe un po' la radio vera e propria, o la web radio, insomma, giusto per appunto, non come vorrebbe la radio, okay. Ma noi sappiamo benissimo che non siamo la radio. No, sì, perché noi ci piace un attimo andare contro tendenza. No, scherzi a parte, buonasera a tutti, saluto anch'io ovviamente tutti gli ascoltatori, ovviamente Priscilla, che ormai è diventato un membro fondamentale del gruppo, del network, ovviamente grazie a Saius che ci permette di fare tutto questo. Ben trovati ai Capabro, che tra qualche minuto andremo anche a conoscere, ovviamente essendo loro gli ospiti della serata, ma soprattutto un caloroso bentornato, mi verrebbe a dire, un ben ritrovato anche a te Gian, che sappiamo, come abbiamo sempre detto in questi mesi, per impegni artistici e non solo, sei stato ovviamente impegnato nei tuoi progetti, che magari, di cui magari ci darei qualcosa questa sera. Esatto, no, ma l'anno prossimo, abbiamo i Capabro e stiamo con loro. Ho detto bene, questo... come nome? Sì. No, i Capabro, hai detto benissimo. Quindi mi faceva ovviamente, mi premeva molto salutarti, anche perché effettivamente sei stato lontano dalle scene di Sites Web Network per un po'. Provvisoriamente, due compari più uno, questo è il nome, sì, di questo programma, perché per chi non ci conoscesse, sì, ancora, due compari più uno, adesso siamo un pochino ridimensionati, no? Siamo stati, più tre. Ci stiamo moltiplicando, siamo come i conigli. No, però diciamo che ci saranno delle grandi grandi novità nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Io quindi passo la palla a Priscilla. La parola, esatto, a Priscilla, che ovviamente vorrà anche lei, salvo microfoni vari, salutare gli ascoltatori. Prego Priscilla. Ciao Prisci. Ciao Gianluca, bentornato finalmente. Grazie cara, grazie anche a te. Ci sei mancato, soprattutto ci è mancata la tua parlantina, che penso sentiremo molto volentieri stasera. Grazie tesoro, molto gentile, troppo speriamo buono. Che i Capabro riescano a parlare. No, io mi eclisso, come dico di solito, dopo c'è Luca, che come tu ben sai alle 11 si addormenta e rientro io, sai, ci diamo il cambio in questo, esatto. No vabbè, volevo salutare appunto tutti i teleascoltatori e niente, potete contattarmi su priscilla@saiuz.com, visto che non mi è ancora arrivata neanche un'email. Non sei l'unica, non ti preoccupare. Io quindi sono da scrivetemi anni che sono... delle email. No, diciamo che le uniche mail che ho ricevuto sono quelle di lovvo.com, sì, e cose, esatto, del genere. Per il resto diciamo che no. Scherzi a parte, no, comunque questo virtuosismo, questo com'era, teleascoltatori, esatto, mi è piaciuto grande molto. Prisci, bellissimo. Ma ovviamente non dimentichiamoci, e poi ti rubo la, scusami se Priscilla, ma no. Sennò poi Saiuz non lo lasciamo in un angolo, che già ci ha detto che non intende dire nulla stasera, già troppi, però ovviamente sappiamo Gianni e te che se non lo martoriamo un pochino non ci divertiamo. Quindi, e poi noi abbiamo grande stima e rispetto per lui, che io dico sempre, veramente adesso non lo sto prendendo in giro, è il pilastro, la colonna portante di questo network, letteralmente, cioè va proprio come ha ragione signor Gian. Quanto ha ragione lei, guardi! La signora Adalgisa, ma come mi è mancata, ma come sta? So Luca che tu stai sprofondando in questo momento. No, io in questo momento sto bevendo qualsiasi cosa. Lascialo bere, dai, non fa niente. Comunque, ciao Gian. Ed eccolo lì, il grande, il mitico, l'inarrestabile Saiuz! Vai Saiuzzolo! Sai che mi mancavano queste due entrate? No, che lasciatemi tranquillo qui alla regia, io mi metto nell'angolino qua, cantuccio con il mio toscano, tranquillo, insomma, pubblicità progressa. Dai, poi c'è Lucano, c'è il toscano, vedi Luca? Sì. Tranquillo, però... mi metto qua, senza nessun problema, vi lascio tranquilli, vi lascio agli ospiti, che stasera voglio che... insomma, esca di tutto dagli ospiti. Cosa vuol dire questa frase esattamente? Esci da questo corpo. Esci da questo corpo. No, è un corpo. No, tutto. Allora.
Li voglio sentir parlare, perché io li vedo già in linea con noi, li voglio sentir parlare e parlare. Quindi, bando alle ciance 22:10, chi è che dà la parola agli ospiti? Luca! No, eccoci qua, eccoci qua. No, la cosa bella in tutto questo, perché ovviamente iniziamo sul serio, adesso facciamo sul serio, la cosa bella di tutto questo è che Saiz parlava senza ascoltare, no? Come spesso fa. Sì. E quindi i ragazzi capabro stavano cercando di intervenire, però da una parte Saiz, dall'altra Gian, poverini, si sono rimessi in un angolo, no, scherzo. Quindi adesso diamo veramente, passiamo la palla ai capabro, ovvero a Daniele, Diego e Giorgio, perché hanno anche dei nomi, pensate un po', per chi l'avrebbe mai detto, invece non sono un'entità unita, ma quindi passiamo la palla ai capabro, che io e Priscilla abbiamo conosciuto, abbiamo conosciuto appunto questa band, caro Gian, in quel del musicale, in quel di Cascine di Buti, questa ridente località vicino Pisa, se non sbaglio. Io e Priscilla, tra l'altro, ci siamo credo forse anche persi per arrivare, non ricordo, esatto. Però per queste campagne, no, comunque non è successo nulla di che sia da fascia protetta, Gian, ti tranquillizzo. No, quindi però questo... non è successo nulla da fascia protetta, quindi capito, ci sta dicendo che è successo qualcosa che non sia in fascia protetta. Gian se n'è già andato incazzato. Oh, scusate, mi è scappato una parolaccia. No, esatto, no, dai. Quindi abbiamo conosciuto tante band, caro Eidal, tante band, caro Gian, molti artisti, tra cui Le Origini della Specie, che sono stati ospiti la settimana scorsa e che saluto, e questa sera finalmente, adesso ragazzi arrivo a voi, questa banda di scalmanati, che pensa Gian, erano una delle poche band che venivano da fuori, erano in trasferta, perché voi ragazzi da dove siete? Di dove siete? Dando state? ragazzi? Pensi. Ponte Carlo. Chiesi, Ponte Carlo. Una alla volta. Marchigiani, va. Vabbè, dalla provincia di Ancona, Chiesi più o meno, sì. Chi è che sta parlando? Esatto, bravo. Quello che si veste da donna, non so se te lo ricordi. Il batterista. Bravo, esatto. Giorgio, quindi? Sì, sono io. No, vabbè, 2/3 vengono da Iesi, io più o meno sto a 10 km da là, quindi provincia di Ancona, nel Agricola Marche, ecco, più o meno. La ridente Iesi, tra l'altro. Ridentissimo. Sorridentissimo. No, è carino come centro comunque, come tutte le Marche, che bello. Sì. E cosa hanno fatto, caro Luca? Raccontami, capabro, a queste... Questi pazzi, vabbè, adesso poi raccontarlo non rende, quindi non lo racconterò. Esatto. Una cosa che poi adesso diremo nell'arco della serata, magari ci terrete qualche data, ma ci arriviamo. Voi ragazzi, con cosa vi siete presentati al musicale, innanzitutto? Con quali brani? Allora, era la nostra celeberrima Uomini di Strada, che abbiamo portato 2 anni fa a Sanremo. E poi l'altra era la canzone di Marisa, che invece abbiamo portato a Castrocaro 3 anni fa ormai, e con la canzone di Marisa abbiamo vinto 7 Oscar per la carriera no, la Champions League no, Coppa UEFA, Coppa UEFA si chiamava così. Ma noi con Saiz abbiamo vinto una coppa del nonno al massimo, proprio, perché più di là non ci arrivavamo. Ma è buona la coppa del nonno quando si mangia, certo. Buonissimo, certo. Oh no, vi piace ragazzi la coppa del nonno? No, non iniziamo a parlare di questo, però Saiz, per piacere, non iniziare anche. No, chiedo ai ragazzi, perché loro non mi hanno visto, quindi non sanno la mia veneranda età e non la conoscono questa, quindi. Vai Luca. Non lo so, è intervenuto Saiz senza dire nulla. E tra l'altro che stesse mangiando la coppa del nonno. E tra l'altro 16 anni provincia di Bergamo. No, non so. Allora, stavo dicendo sei pazzo tutti quanti. No, quindi ragazzi, no, scherzi a parte, dai. Caro Gian, visto, te lo dico io, perché questi sono, hai visto, vanno per conto loro, cioè vanno su un binario parallelo praticamente. Parallelo che deraglia, però, non te l'ho detto sta cosa. No, adesso stava parlando, credo, Diego, correggimi se sbaglio,
ma tanto non mi correggerai, lo so. No, quindi che cosa abbiamo visto? Questi ragazzi che appunto si esibivano e sono arrivati anche loro, come Priscilla tra l'altro, alle finali, alle finalissime mondiali di questo musicale. Musicale che come l'avete conosciuto voi? Chi parla? Giorgio? Ricordo, sinceramente. Bello. Cioè tu praticamente ogni mail di spam tu dici accetto e mandi le credenziali per farti contattare. Tipo. Certo, diciamo, non tutte. Grande. Esattamente, e il 90% le rispondo, l'altro 10% no. E questa esperienza come vi è sembrata il musicale? Organizzati, non organizzati? A parte tutto uguale, a parte Priscilla, è stata un'esperienza veramente formativa, direi. No, ci è piaciuto il rapporto con il pubblico, che a Buti, in una città ridente come Buti, è veramente stato un pubblico che abbiamo apprezzato tantissimo, perché con due canzoni non è facile farsi un'idea di una band, lo capisco. E il pubblico però, nonostante tutto, ha apprezzato sia noi che anche altri artisti come Priscilla, che prima di cui prima ho parlato male, ma in realtà no, anche lei si apprezzare in quel debutti, diciamo. Esatto, e una cosa che però chiederei a Saius dalla regia cortesemente, se quando parlano i ragazzi, se tu potessi mettere una spia verde o rossa, se stanno scherzando, se sono seri, perché così lo capiamo. In questo caso era serio, penso. Era vero, no, errore. Errore, sbagliato, cacchio, io sapevo che mi sbagliavo. No, scherzo a parte. No, veramente, adesso lo vivevo in maniera diversa. Io sinceramente accompagnavo lei e soprattutto mi facevo un'idea di questo musicale di cui diversi mi avevano già parlato. E sicuramente credo che al di là di come nasca quel contest, vi ricordate un pochino la storia di Alessandro, eccetera. E però devo dire la verità che effettivamente già come qualità, no? la giuria, come anche le band che si sono esibite, e per come è strutturato e organizzato tutto questo contest, che per lo più gestito e seguito da volontari, l'avete visto, e devo dire che comunque hanno fatto veramente un bellissimo lavoro e con grande grande passione, quindi questo ci fa... Scusami? No, veramente un lavorone, anche lo staff sono ragazzi fortissimi, abbiamo avuto l'onore di conoscerne qualcuno. È veramente organizzato benissimo come contest, come esatto. Evento, insomma. E voi come che esperienza avete? Cioè avete fatto, penso, altri contest, ovviamente, e rispetto ad altri, questo come vi è sembrato? Ci è sembrato bello perché siamo arrivati in finale solo qui, gli altri ci hanno mandato sempre fuori il primo turno. A calci. Sembra che pomodori in faccia, bellissima questa cosa. È bella questa. No, quindi no, effettivamente è vero. Voi molti anni che suonate, raccontatemi un po' che cosa suonate, perché io vi ho sentito effettivamente, faccio delle domande a cui so già dare risposta, a dire il vero, però è giusto che lo diciate voi, no? Gli ascoltatori che magari ovviamente non vi hanno mai sentito prima d'ora e che tra poco vi sentiranno. Ditemi solo da quanti anni suonate e cosa fate, e poi mandiamo un brano che vedo che è già esatto. Ora allora, con questa formazione qui, sotto il nome Capa Bro, suoniamo solamente da aprile del 2014, quindi neanche un anno. Sì. Prima avevamo un progetto che assolutamente non segue le linee di quelli che sono adesso i Capa Bro. Era un progetto metal, sì. Era hard rock barra metal, sì. E praticamente il nome del gruppo che avevamo prima è I Compagni di Baal, sì. E niente, avevamo un altro cantante, poi il cantante è andato via e siamo rimasti in tre, senza dirci, tra l'altro. Non si è fatto più trovare, siamo rimasti, cioè, tipo è morto e voi non adesso... magari perfetto questa cosa. Io ragazzi, a sto punto, visto che stiamo parlando ma nessuno ancora ha sentito il vostro sound, la vostra musica, ne approfittiamo per mandare un brano. Che brano mandiamo, Priscilla?
Allora, io mando il primo, che è poi quello che mi ha colpito un po' di più, cioè rispetto agli altri, forse perché era anche dovuto al fatto che l'abbiamo sentito diverse volte sia in semifinale che in finale, al contest il musicale di Cascina e di Buti. E poi anche perché questa canzone ha un bellissimo videoclip, secondo me molto particolare, in pieno stile K-Bro. È un videoclip che tra l'altro ha fatto anche 1500 visualizzazioni, quindi è molto buono secondo me. E si chiama Uomini di Strada, quindi io manderei il brano. Prima di mandare il brano però vorrei che magari ci diceste, mazza che virtuosismo questo, ci diceste qualcosa di più su questo brano, no? Cioè di cosa parla, cosa fa, chi l'ha pensato, chi l'ha scritto, chi l'ha arrangiato, eccetera. Chi mi risponde? Daniele? Adesso Daniele fa un preambolo a questo pezzo. Ah sì? Io non so niente di preambolo. Che preambolo devo fare? Ci spieghi un attimo. Ci dichi. L'uomo di strada. Uomini di strada, l'ho scritta io. Che sei Giorgio? E... No, Daniele. No, che sono Daniele. Io non so scrivere. Quindi niente. Daniele. L'ho scritta io, non vi spiegherò mai di cosa parla, però vi dirò che... Insomma, le sensazioni tradotto in un testo, sensazioni passando per strada, insomma, pensando a dei musicisti che chiedono la carità, così sia la sensazione di quando passo io, insomma, che quando passa qualcun altro. Ho provato anche a immaginare cosa pensa l'altro, non solo io. E poi, come al solito, c'è una sorta di autocritica e poi il resto ve lo lascio. Quindi ora avrete le idee molto più confuse di prima. La domanda che faccio, poi mandiamo il brano, è: ma bisogna essere tipo sobri per sentirla o posso tipo berci sopra? Cioè, nel senso che da come l'hai spiegata mi pare di capire che è molto quasi psichedelica. Perciò, cara Priscilla, cari Gian, cari tutti, mandiamo questo brano e dopo ci direte voi cosa ne pensate. Prego, vai col brano, Saius. Thank you.
piegare la schiena, di scatto mi volto e corro via. Sono uomini di strada che aspettano te, confidano nel tuo cuore, nella tua scarpa elegante. Qualcuno cede per pena, altri per non aver il rimorso, ed io sono stato fregato da te. Sono uomini di strada che aspettano te, confidano nel tuo cuore, nella tua scarpa elegante. Qualcuno cede per pena, altri per non aver il rimorso, ed io sono stato fregato da te. Buonasera, bentornati su sciencewebnetwork.it, parla Priscilla. Non avevamo capito, tra l'altro, per fortuna le puntualizzate. Potevate scambiarmi per Gian. Sì, uguale. E speriamo che questo pezzo dei Capabrovi sia piaciuto, intitolato Uomini di strada, tra l'altro del quale potete trovare anche un bellissimo videoclip sul loro canale YouTube, sempre, li potete cercare sempre come Capabro Official. E dei Capabro, tra l'altro, è uscito anche un EP che si chiama Un passo avanti, se non sbaglio, vero Capabro? Vero. Siete di poche parole stasera. No, ma è una curiosità pazzesca. No, beh, in realtà che sai cos'è, Priscilla, ti insegno una cosa: quando sei in difficoltà tu sguinzagli al Gian. Gian, ragazzi, è un caterpillar. Adesso infatti sai cosa faccio? Mi aspettavo che parlassero dell'EP, capito? Passo avanti. È bello. Molto bello. Tanto bello. Ah, aspetta, troppo bello. Tanto bello, perfetto, mi hai convinto, credo che lo andremo a comprare. Come si ordina questo EP, scusa? Tu scrivi su Facebook Diego Palmizio Brocani, oppure scrivi su Facebook Daniele Carnali. Daniele, faccio lo spelling? No, vai. Ok, scrivi su oppure scrivi Capabro su Facebook. Ah, ecco, potrebbe essere un'idea. Invii un messaggio e dici: io voglio l'EP. E a quel punto lo riceverai comodamente a casa in 3 comode rate. Ah, perfetto, beh, dai, pensavo peggio. Tre rate gradi, ma vuoi anche voi. Edizioni post-italiane. Ah, quindi vuoi anche. Ma vuoi anche l'Iban? Vuoi per questa cosa? No, basta che, cioè, siccome c'è il signor Post Italiane che vuole sempre i soldi per fare le spedizioni, allora cioè, noi regaliamo l'EP, però perlomeno chiediamo un piccolo contributo per spesarci le spedizioni a chi volesse comprarlo. Per la posta prioritaria, no? Certo. Questo tono un pochino. No, ho capito. Qui per la cronaca, quando stava parlando a casa mia. Cioè, giusto, quando stava parlando Diego, effettivamente era, da come dicevamo all'inizio, spiaverde, perché effettivamente era serio, no? Innanzitutto volevo volevo salutare in chat, che non l'abbiamo ancora tra virgolette considerata la chat, la chat che trovate ovviamente sul sito principale sciencewebnetwork.it. Salutiamo Marco, che tra l'altro Marco nelle ultime settimane, caro Gian, ci ha fatto spesso, anzi sempre, compagnia, è stato ente carinissimo, e cosa importante, si è anche raccolto complimenti da tutti gli ospiti, vero Priscilla? Nel senso che tutti gli ospiti si sono anche resi conto della sua di quanto sia preparata e competente sull'argomento, la musica, e non tra l'altro salutiamo, sì? C'è anche Clara che sulla chat ci dice di non parlare male di Poste Italiane, perché Gianluca è uno di loro. Ma che c'entra il datore di lavoro?
bravissimi. Vabbè, chiaramente danno un servizio e vogliono dei soldi. Invece invece io ringrazio e saluto tantissimo Marco, a cui do veramente un caro saluto, è un grande amico, veramente lo ringrazio per essere stato qui con voi anche in questi mesi e settimane di mia assenza teatrale, e lo ringrazio di cuore perché è una persona davvero eccezionale e mi fa molto piacere, grazie Marco, mi hai fatto fare bella figura, e mi fa molto piacere mi fa molto piacere che appunto vi abbia supportato e abbia fatto fare bella figura anche a voi, al network, e con gli ospiti abbia avuto anche lui un bel feedback per tutti, che è sempre piacevole e dà sempre insomma una bella cosa. Sto dicendo, non lo so, ma lo dico bene. E tornando ai Capabro, invece, ricordiamo un loro sito e una loro email eventualmente per contattarli, ai nostri amici che ci stanno ascoltando e guardando, e poi spieghiamo come si utilizza la chat anche per fare domande direttamente ai Capabro. Giusto, Saius? Giusto. Gli è caduto il toscano nel lucano. Ho dato un tempo di reazione che non vedevo, no, oh, da, neanche un bradipo zoppo praticamente. Giusto. No, scusate, non ho salutato Clara poi in tutto questo. Sì, volevo sì, dire che poi mi sono Clara. Grande Clara, te, grazie, sei anche tu. No, quindi sì ragazzi, diteci un pochino qualche contatto vostro, no? Avete accennato un pochino alla pagina Facebook, che altri contatti avete? Se li avete. Una mail, sì, ok, un po' di telefono fino qui io non ce la faccio andare avanti così dai, l'estero anche lo siamo. Ah, sì. Allora la mail è prendete carta e penna chiocciola no che ah, chiocciola scusa. Capabro official scritto CAPABROFFICIAL @gmail.com e lì potete scriverci tutte le vostre volete. Curiosità sulle nostre taglie di seno e anche, anche di coseno, esatto. E questa è questa era brutta, sì, però ci sta. Va bene, allora interrompiamo la trasmissione radio. Aspetta, aspetta che mando le pecore un attimo così nel frattempo. Vai, per l'interruzione, dai. No, comunque, la mail è quella capabrofficial@gmail.com. Poi altri contatti, che ne so. Facebook, la pagina Facebook. Facebook, basta che scrivete Capabro sulla barra in alto, oppure se volete complicarvi la vita www.facebook.com/Capabro. Senta ok, avete poi vabbè anche il canale YouTube di quale abbiamo già detto, che potete scrivendo Capabro sulla barra in alto di YouTube, tanti video di Capabro ci sono solo i nostri praticamente. E poi penso basti. Esatto, esatto. E, parlavamo prima dell'EP, adesso faccio un po' un salto di palo in frasca. Parlavamo un po' dell'EP, anzi Priscilla poi cercava di tirarvi fuori qualcosa relativamente all'EP. Ma lo state portando in giro questo EP tanto osannato soprattutto, oppure l'avete fatto e ve lo ascoltate da soli quando siete in macchina, non lo so. No, e noi non lo ascoltiamo perché non ci piace. Le persone possono ascoltarlo e può anche piacergli, c'è questo rischio, a qualcuno piace e lo portiamo in giro a tutti i nostri concerti che sono numerosissimi e lo portiamo addirittura anche nelle piazze, l'abbiamo portato in giro anche a regalarlo alla gente, anche ad Innsbruck è arrivato addirittura. Sì. Yeezy Innsbruck non è mica una passeggiata, sì. Con il traffico 7 porte 9 anni. No, noi cerchiamo di renderlo più reperibile possibile, poi se ci sono gli interessati è anche più facile, comunque ai concerti spesso gli interessati saltano fuori, sì, e sì. Questa è una cosa positiva, direi. Vuol dire che la musica comunque è apprezzata. E faccio giusto un annuncio, nel senso
a Marco e Clara e ovviamente a tutti quelli che ci stanno ascoltando e che sono magari anche presenti sul sito e che quindi possono interagire con la chat, fateci delle domande e potete anche chiamarci perché abbiamo anche questi poteri, vero Saiuz? Allo 0422 1626 622. Perché avete diritto, diamo la possibilità anche di interagire proprio in diretta con noi, con i Capabro, se siete, insomma, se avete questi disturbi psichiatrici tali per cui avete questa necessità di rapportarvi anche voi con i Capabro come noi, no, ben volentieri, scherzi a parte. Posso dire una cosa? Dimmi, dici. Che Clara ci sta scrivendo sulla chat e questo è indirizzato ai Capabro. Lei dice: se vi vota al Pego Rock Contest 2015 le mandate il santino di Barbara D'Urso? Sì, certamente. Consiglio, l'ho già sentito. Già spedito. Clara è fantastica. Allora, perfetto. Gian, scusaci se intanto, come vedi, perdiamo quel po' di professionalità che abbiamo cercato di guadagnare in questi mesi, in questi anni, li perdiamo con un'intervista. È incredibile questa cosa. No, scherzo. Mesi d'assenza. Guarda cosa hai combinato, quali mostri hai creato. Pensavo che Saiuz l'aveste riportato. Invece no. Ma invece tu vuoi sentire per forza Saiuz, invece voglio sentire il Capabro. Certo, infatti ascoltiamo un brano, io direi, a questo punto alle 22.37 in diretta web qua nel sito. Salutiamo anche gli amici, come facevo di solito, caro Luca, che ci ascoltano anche dal resto del pianeta, del globo, del web, World Wide Side. Non so, qualcosa wow, venire. Naturalmente tutti gli amici qua dall'Europa, i nostri connazionali all'estero, a cui diamo un abbraccio calorosissimo, siate sempre fieri e tenete duro, vi facciamo compagnia. Questa sera abbiamo i Capabro e anche coloro che sono dalle altre parti dei continenti, degli svariati continenti alla deriva, caro Luca. Perché per adesso ci scappa l'inglese, dai. No, non ci scappa. Più che altro ci scappa il cartellone colombiano, perché il cartello ormai, eh. Ma dalla parte asiatica, caro Saiuz, cosa ci raccontano gli amici che ci ascoltano, che a quest'ora cosa saranno le 5 di mattina da loro, anzi forse le 2, caro Luca? Cosa diranno gli amici d'altra parte, caro Saiuz? Ma non li capisco la... io, capito? No, lo so. È una bellissima domanda, perché abbiamo troppi ascolti da certe parti del mondo, la cosa è sospetta, è molto sospetta. E noi ci chiediamo perché ci ascoltano da altri continenti in italiano. Soprattutto in fasce orarie ai limiti del possibile, sì, quindi sì. È quello che faranno che... questi personaggi alle 2 di notte nei loro paesi? Soprattutto quando i paesi sono tipo Colombia, sì. Non per discriminare. Guatemala, esatto. Corea, non so, ma... o paesi asiatici dove migliaia di ascoltatori. Pensa che noi, già che noi arriviamo anche in Nord Corea, e non so, è scherzando. Vero, cioè. E noi arriviamo anche in nonostante la dittatura. Allora, vabbè, mandiamo un brano, dai. Esatto. Mandiamo un brano e poi aspetta. Quando eccolo, allora, lasciando stare gli ascoltatori in questo momento. Yeah. Io volevo sentire Gianluca sproloquiare in inglese. No, non c'è tempo, non è il momento, non è... Andiamo ad ascoltare un brano. Non accontenti il nonno. Il nonno. No, dai, quando rientreremo in diretta, ricordiamoci Gian che non abbiamo ancora dato i contatti. Abbiamo dato quelli di Capabro come contatti, ma non abbiamo dato i nostri. Ma noi chi siamo del resto? Ma che vogliamo anche? Esatto. Carnea di chi era questo? Ah, no, scusa. Capitolo secondo. Citazione eccelsa. Vedete come basta poco per aumentare il livello di testosterone nell'aria. Non so come mi è venuta. Io non so voi ragazzi, comunque adesso li abbiamo messi un pochino tra virgolette a riposo i ragazzi, perché stavano per partire. A un certo punto sono volato via perché non riuscivo a stare al microfono, quindi mi sono fatto da parte che non ce la facevo più. Fantastici, mandiamo un brano e ricordiamoci poi i contatti e ritorneremo ovviamente nel cuore della diretta, perché questi tre pazzi hanno ancora molto molto altro da raccontarci. Prego Saiuz, cosa ascoltiamo non lo so, però Priscilla, scusa. Sì, ascoltiamo adesso La strada verso sud. Olè.
Siete sicuri? Ma è strano. Siete sicuri? No, mi manca. E allora, come dico sempre, vai. Vado col brano. Partito! Percorrevano la strada verso sud, nel baule l'amaro gusto della sconfitta i compagni scuotevano la testa, insicuri per un rischio da affrontare, era un luogo sicuro, diceva, parlava, sapeva, istruiva, era il fuoco dell'artista, era il fuoco dell'artista, era il fuoco dell'artista, era il fuoco dell'artista. Fuoco dell'artista, aveva il fuoco dell'artista, era il fuoco dell'artista, era il fuoco dell'artista. Sento.
benzina. E quindi, cari amici, siete in diretta, come vedete il fuori onda è sempre con gli hard, dico, con il grande Silence che ci fa gli scherzi. Abbiamo qui ospiti con noi questa sera. Caro Luca, che puntata è dall'inizio dell'anno di questa quarta stagione, ricordiamo? Dall'inizio dell'anno? Cioè, è la terza, non era facile sbagliarla ma ci sono riuscito. Questo fa vedere quanta presenza c'è. E allora, cari amici, dicevo, è tutta sostanza, è costanza. Siete all'ascolto di Provvisoriamente, due compari più uno, giunta alla sua quarta edizione, il quarto anno che andiamo in onda qui in diretta. Abbiamo i Capabro, come dicevamo, questo gruppo davvero simpaticissimi ragazzi, a cui tra poco ripasserò la parola insieme a Luca, Priscilla e Saiuz qui con me. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno scrivendo anche in chat. Vi ricordiamo i nostri contatti, che sono www.saiuzwebnetwork.it, il sito in cui potrete ascoltarci nonché vederci questa sera anche in versione decimata e ridotta, non tutti in diretta per fortuna, ma almeno ci ascolterete anche sulla web radio. I contatti info@saiuz.com per contattare il grande capo Saiuz e il network in genere, anche se volete venire ospiti in trasmissione da noi il lunedì sera, avete sentito il grande Saiuz. E poi Luca, @saiuz.com, che è qui con me e con noi, al quale potrete scrivere per venire sia ospiti in trasmissione da noi che per contattare il network e proporvi. E poi Priscilla@saiuz.com, nonché il sottoscritto Gianluca@saiuz.com. scrivete soprattutto a me e Priscilla per varie cose. Il network si sta allargando, no, nel senso, per varie cose che potremmo naturalmente mandare in onda. Il sottoscritto siamo... anche per The Rock Band History, vero Luca? Questa vecchia trasmissione, siamo già in fascia protetta. Allora, tra un quarto d'ora Luca puoi parlare, poi dormire. No, piuttosto allora, ne approfittiamo, visto che hai dato qualche contatto, sì, prima qualche che numero mi perda nella chat. Sai che io le chat faccio sempre fatica a seguirle, perché ho questa cosa che, cioè, non essendo donna, non riesco a fare troppe cose contemporaneamente, ne faccio una e anche male. Quindi guardavo in questo momento la chat, mentre che tu stavi appunto passando i contatti, e ci sono alcune cose strane. Innanzitutto salutiamo i ping pong, che ho scritto tra l'altro in chat pingo pong. I ping pong, che vedo di riferirvi un messaggio, cari ragazzi. Priscilla, qual è questo messaggio? Tu che sei più attenta di me. Che i Capabro sono capaci di rubarci i fan dalle ping pong, così è scritto. Poi non lo so. Le conosciamo, loro sono un gruppo alternativo della zona, che praticamente cercano di spancarci in tutti i modi. Stanno gettando fango su di noi in tutti i modi. Noi veramente vorremmo fare un appello e una partita a ping pong con loro. Sì, anche quella. Anche questa vogliamo fare un appello a tutti i nostri fans di assolutamente, quando gli capita, di non andare ad un loro concerto, perché non suonare né cantare né niente di tutto questo. Quindi sono delle farabutte, delle mentecatte, per cui non credetegli. Perfetto. Vedo che poi ci scrive anche una certa Eva Brocani, che sicuramente non immaginiamo di chi sia parente. di Giorgio. È mia sorella. Eccolo. Ditemi un pochino, quindi... Che dice? Niente di... No, è tutta roba offensiva, non la posso riportare. Mi spiace. No, scherzi. No, salutiamo Eva, che appunto ci stava salutando, immagino. E salutavo anche voi, diciamo, anche se poi penso che vi sentirete. Ma voi, ragazzi, ma potete anche andare sulla chat, se vi va. Non è che dovete per forza tutte le volte chiedermi che fa, che dice, che fa. No, cioè, non è che tutte le volte, chi è? Ping pong? Come? Cioè, non lo so. A Marco no, girano le ping pong comunque. Cioè. Nel frattempo, come vedete, c'è Priscilla che fa una cronaca, cioè lei segue pedissequamente ogni riga della chat, no? Quindi, e magari riporti anche gli errori di ortografia, già che ci sei. No, scherzi a parte. Parlando di fan, parlando di chi vi segue anche, no? C'è qualcuno che vi segue però a livello, come dire, un pochino più amministrativo, cioè quello che vi trovi locali, posti, che diciamo si dà un pochino da fare, perché si chiama Lino, e ce l'abbiamo qui con noi, e ve lo passo un attimo. Passaci Lino.
Sì, ciao, sono io l'amico dei Capabro, mi chiamo Lino. Ci penso io a trovare tutti quanti i locali per farli suonare, perché sono bravi questi ragazzi. Da Barletta? Sì, io li conosco bene, insomma, sono come i miei figli. Ma è difficile farli suonare perché poi fanno casino, bevono. E i gestori, insomma, sono un po' restii a farli suonare. È un vero peccato, hai ragione. Sì, appunto. Va bene, ma comunque, guarda saluto, te! Grazie. Ringrazio tutti. No, in realtà sono Giorgio. No, in realtà i concerti ce li cerchiamo per conto nostro. Che nessuno non ci aiuta, nessuno. Non ci aiuta nessuno. Tanto quindi... No, scherzo, vabbè. Vediamo da fare tra di noi. Ecco. Fate tutto da voi. E ti dico una cosa, dal momento che abbiamo parlato un pochino, abbiamo mandato anche qualche vostro brano, abbiamo cercato di capire, no? Da quanto tempo si è creata questa band, veramente da poco, neanche un anno, effettivamente, che è questa la formazione, ma voi suonate da qualche anno, da un po' più di anni ovviamente, ma quanti anni avete voi? Quanto siete vecchi? Io Giorgio 26 compiuti l'11 gennaio, quindi poco tempo fa. Auguri. Grazie. Sempre carina lei. Sì, e siamo coetanei anche con Diego, con Priscilla, che se non sbaglio è dell'89 come noi. Sì. mentre Daniele ha 52 anni. No, Daniele è dell'85 come te, ma ha 80. Come me. Quindi ha 85 anni, sì. 85. Grazie, quest'anno è un brutto anno, Daniele. Quest'anno vado per i 30. Anzi, dopo domani vado per i 30, ragazzi. Allora faremo gli auguri tra qualche giorno. Che la tristezza atomica, ragazzi. Sai come finirà? In nightclub? No, scherzo. Voglio essere tipo attaccato al palo della lap dance. Luca, sai come ti immagino a dare alle ballerine la banconota di Diego? Bellissimo. Guarda, Io vi giuro che lo devo fare. Vado lì con la banconota, solo per il gusto di te, la banconota con la faccia stampigliata. Non è che ti troviamo attaccato al palo della lap dance, Luca, voi. No, è che non me lo posso permettere, sai. No, quindi no, niente tanga. No, scusatemi, ero dimenticato che siamo ancora in fascia protetta, diciamo, da qualche parte del mondo siamo in fascia protetta. No, quindi sì, Clara, vado io per i 30. Vedo che ti ringrazio per il tuo contributo. Io vorrei fare una proposta ai Capabro come regalo di compleanno di Luca. Mandategli un bel video, ma non hard, cioè un video... No, infatti, ragazzi, io sono della vecchia scuola, attenzione. Non ci riescono molto bene. Perché finiscono presto. Basta. Detto questo... Perfetto, siamo finiti veramente... Presto, ti abbiamo sentito benissimo. Ora dai coraggio, dillo forte. Ma non ero io, cioè è stato, penso... Era Lino. No, era Lino, era Skype, sai che ogni tanto dà dei disturbi. Ero io, che l'avevo detto. Torniamo ai Capabro, quindi caro Gianni, hai sentito che non hanno nessuno che li segua alla fine, no? Si fanno tutto da soli, trovano i concerti da soli. Cioè, l'unica cosa che non fanno da soli è la ceretta, vero? Questa battuta perché? Spieghiamola, Priscilla, perché questa cosa? Dove hai avuto modo, no? di avere a che fare con Giorgio? Ma sempre alla finale del musicale, cioè credo che meriti veramente comunque di andare a vedere un concerto di Capabro, perché ci si diverte molto. E il batterista Giorgio dichiarava appunto in una, diciamo, in una specie di camicia stanotte. La morte. Dichiarava che l'estetista era chiusa quel giorno. Era domenica, non è che... Era domenica, è vero. No, caro Gian, devi sapere che, visto che tu comunque segui da vicino il teatro, sia come attore che anche come regista ultimamente, ti assicuro che la teatralità con la quale, adesso cerco di rimanere serio visto che mi devo riprendere dallo strafalcione di prima, no, la teatralità con la quale questi ragazzi si presentavano sul palcoscenico, sul palco, anche diciamo in contesti lontani da casa loro, non è che stavano suonando nella piazza sotto casa dove magari sono conosciuti, insomma con gente che li doveva anche giudicare, perché c'era una giuria che, insomma, tu Priscilla puoi confermare, era preparata, insomma non erano, esatto, messi sì, lì una a bella caso giuria.
una bella giuria, e insomma la teatralità con la quale comunque si esibivano era notevole anche con questa. Quindi io ho pensato, se questi ragazzi per due brani fanno questo, figuriamoci un concerto, no? Figuriamoci magari con 7, 8, 10 brani, questi cosa ti fanno? E effettivamente la curiosità, caro Gian, mi era venuta di avere la possibilità di andarla a vedere, però effettivamente non siamo così vicini, perché comunque, giusto per ricordarlo, insomma, io trasmetto dall'Emilia, Gabriella, cioè scusa, Priscilla pure, Saius da Treviso, tu sempre dal Veneto, quindi siamo un po' più dislocati, loro sono appunto marchigiani, e quindi la possibilità di quando ho saputo che Priscilla sta cercando di organizzare sia con i Capabrò sia con Le Origini della Specie, che abbiamo avuto ospiti appunto la settimana scorsa, questo chiamiamolo concerto, questo evento, diciamo che sono curioso di insomma andarle a vedere, perché appunto sarà sotto casa, diciamo, e sicuramente sarò, non dico in prima fila perché io sono che arrivo molto con calma, però di certo me lo godrò volentieri. Tanto vedo che un Diego sta scrivendo in chat. Diego è uno di voi tre o qualcun altro? È il manager delle ping pong, credo. Non leggere quello che dice. Allora, giusto che contestiamo il fatto che non stiamo leggendo la chat, è vero, scusa Diego, cioè, Priscilla, dimmi a che punto eravamo, dopo Clara, cosa abbiamo detto? Di cosa? Facci il riassunto delle puntate precedenti prima, però. Bello che Priscilla c'è un certo Diego che scrive Gabido. L'avevo detto di non leggerlo, però. Gabido! Ma noi siamo democratici. Noi diamo spazio e voce a tutti, vero Gian? Science Web Network, ricordiamolo sempre, che è un network indipendente, e come tale cerchiamo sempre di dare spazio e voce a tutti. Sembra una banalità, sembra ironica la cosa, ma in realtà è vero, caro Diego. Quindi diamo spazio e voce anche a te, anche ai ping pong, ovviamente, fin quando rimaniamo su questo clima goliardico e cordiale. Viceversa, se diventa offensivo, ovviamente meno, questo è ovvio. Comunque sì, devo dire che è bello questo scambio di opinioni a distanza. Piuttosto vedo che il tempo sta passando, abbiamo sentito credo pochi brani, un paio di brani, quindi io direi che potremmo ascoltare qualcos'altro. Esatto. E il prossimo, Priscilla, dimmi. Sì, il prossimo pezzo si intitola Mi succede spesso e credo che che faccia parte sempre dell'EP di Un Passo Avanti dei Capabrò, giusto? Mi confermate, Capabrò? Sì, esatto. Grazie per la puntualità della risposta e soprattutto per la sintesi. Esattamente. Sì. Esattamente, dei pazzi scatenati. Perfetto, esatto. Caro Saiz, ma io sono sempre qui che pendo dalle vostre labbra, ragazzi. Che fortuna, sarei dire. Se hai recepito quindi il messaggio di Priscilla? No, già recepito, è già tutto pronto per partire. Mi succede spesso dei Capabrò. Vediamo com'è sto brano, perché dei primi due il secondo mi è piaciuto, molto. Il primo faceva cacca. No, il primo non faceva, come hai detto tu, però il secondo non lo so, mi ha colpito, forse perché ho avuto modo più di ascoltarlo e non ascoltare voi, insomma, nel fuori onda. No, adesso giusto per, no, effettivamente, vabbè, mi spiace che ovviamente la live sia diverso, no? Anche l'approccio, la percezione che si ha quando si fa ascoltare a vedere una band. Questa band qui dal vivo rende tantissimo. Ho ascoltato i primi brani e rende tanto, ma vi posso garantire che dal vivo il livello è ancora più elevato e notevole. È più meglio. Saissimamente parlando, però. È fantastico. È terribile. Vai col brano, sai, se sennò qui finisce male. Mi succede spesso dei Capabrò e vai col brano, che è sempre qui, che siamo tutti noi. No. Mi succede spesso di passare ore e ore a ragionare sulla vita, sugli affetti e sul peccato originale. Le domande che mi faccio sono solo e sempre quelle. Credo sia più congeniale mettersi a contar le stelle. Thank you.
da là sotto mi guardano con sdegno. Una dice: guarda, non lavori mentre pensi, non sei degno di mangiare alla mia mensa con tutti i miei commensali. Vedo l'ansia che si muove nei tuoi gesti sincopali. Scendere al di sotto della media nazionale, non pensare non sarebbe male per me. Inflazione, tasse, disoccupazione, debito pubblico, governo ladro, libertà e democrazia, immigrati e polizia, merda sopra i tetti e sangue per strada! Cari amici, riparto ancora io, caro Luca, allora. Con i fucili siamo, della Priscilla, sì. Sottofondo. Sì, sono le 23.03 CET, Central European Time, perché siamo appunto in Italia, quindi dell'asse centrale dell'Europa. Un saluto a tutti coloro che ci ascoltano da tutta Italia. So che faccio ridere i ragazzi, perché dico, ma questa dove salta fuori? Ma c'è di peggio. E quindi saluto tutti coloro che ci ascoltano anche dall'altra parte dei continenti americani. Caro Luca, abbiamo anche riscontri da lì che ci scrivono. In questo momento qualcuno mi ha detto che ci sta ascoltando, d'altronde la loro sono le 2-3 del pomeriggio e quindi loro sono in fascia non protetta e soprattutto ascoltabilissimo. Siamo qui con esatto. Il Capro, questo gruppo appunto di cui stiamo raccontando in questa terza puntata all'inizio dell'anno. Ricordiamo la nostra chat, se volete fare domande ai ragazzi, così magari ci racconteranno e parleranno qualcosa. Boh, cosa ho detto? Non lo so. Ci racconteranno qualcosa di loro, dalle domande che anche voi potrete fare oltre a noi. E poi, insomma, io volevo chiedere se i ragazzi, anche dandoli a loro questa nostra possibilità di farsi pubblicità, se hanno anche delle date o dei concerti in futuro, e magari se ce le volevano ricordare, magari se vengono anche dalle nostre parti, da andare a vedere, visto che, caro Luca, mi dicevi che sono appunto teatralmente, ma non solo musicalmente, anche carini, simpatici e belli anche da vedere dal vivo, no? Cioè, belli da vedere dal vivo, magari. Sì, dipende. Per modo di dire, ovvio. Diciamo artisticamente. Musicalmente. La musica, no, si vede. Sto,
sto ironizzando, questo sì, è banale. Però sì, effettivamente credo che questo, poi detto da me, che io, sai, non è che sia il massimo esperto, però magari Priscilla, che è un pochino più nell'ambiente, nel senso che comunque lei si è esibita, si è anche confrontata in quel contest musicale, ha avuto modo di vedere, di divertirsi anche, appunto, a vedere questa band. E una cosa che io adesso dico, e so che me ne pentirò, caro Gian, ma durante... non dirla. Esatto, lo so che me ne pentirò, infatti forse dovrei tenerla alla fine, addirittura non dirla proprio, ma durante le finali, perché appunto come Priscilla anche loro sono arrivati in finale, diciamo che loro ovviamente erano su due schieramenti diversi, perché su due campi anzi diversi, perché loro dovevano essere votati come miglior band e Priscilla come miglior solista, quindi comunque non si spestavano i piedi da questo punto di vista, no? E devo dire, loro secondo me avrebbero meritato qualcosa in più, però è accaduto, a volte capita anche questo, caro Gian, è accaduto qualcosa. Che cosa è accaduto? Chi me lo dice? Vabbè, no, aspetta, me lo dirà sicuramente Diego. Che è accaduto, Diego, quella sera? Non avevo la voce. La cosa peggiore che può accadere a chi deve mettere la sua voce a disposizione, a chi deve cantare, caro Gian, è un incubo. È una cosa, ti giuro. Scusa, la cosa peggiore, prego, oltre a questa, è che ho dovuto cantare io, che sono il batterista, non ho mai cantato, ho dovuto cantare due canzoni che sapevo malapena il testo davanti a un teatro pieno, pienissimo. Abbiamo è arrangiato vero. Pezzi in un quarto d'ora, veramente. E io penso che ho fatto una figuraccia che rimarrà nella storia. Dai, sei stato bravo. Però l'abbiamo salvata in calcio d'angolo, però è stato per me molto imbarazzante e difficile. Diciamo che comunque è una di quelle esperienze, no, Giorgio, che a fine ti ricorderai sempre, no? Cioè nel bene e nel male. Poi tu dici ho fatto una figuraccia, beh, comunque hai avuto anche poi figuraccia, no? Questo te lo posso garantire io che ero appunto seduto a vedervi. Ma cosa più importante, comunque avete anche dimostrato che nonostante tutto, certo, vi hanno un pochino condizionato, no, tutti quanti, no dai, andate, esibitevi, perché voi secondo me subito eravate dell'idea di andarvene a casa. Sì, a 80 chilometri volevamo tornare, eravamo in macchina quando mancavano. Che facciamo, ci andiamo? Sì, no, eravamo quasi arrivati, eravamo molto titubanti sul ritornare a casa dopo aver cantato Un'estate al mare. Un'estate al mare, ricordiamolo, su Facebook, esatto. Possibile reperirla, mi ricordo. La trovate. No, quindi esatto. Quindi nonostante tutto, però vedi, già si sono comunque esibiti, andando incontro a quello che insomma partivano con un handicap di base che non era facile, no, da gestire. Ed è stato un po' un peccato il fatto che appunto siano stati un po' tanto condizionati da questa cosa, perché sono sicuro che avrebbero potuto avere anche, no, quel di più che è mancato forse per arrivare primi, chi lo sa, chi può dirlo, non lo sapremo mai. Comunque sicuramente insomma già arrivare alle finali di questo contest così ben organizzato, così ben curato, così ben giudicato anche, perché veramente nelle chiamiamole eliminatorie voi insomma vi siete confrontati con questi giudici che vi criticavano tutto, nel senso vi dicevano che cosa non andava, cosa andava bene, eccetera, e quindi insomma nonostante tutto arrivare in finale, arrivare e poi insomma per poco, no, non agguantare la vittoria, una vittoria che chi lo sa forse arriverà prima o poi, perché comunque di contest voi quanti ne avete fatti al momento? Tanti, pochi, medi? Credo, sì. Tre? Sì, ma adesso ne faremo anche altri, poi dopo vi diremo. Beh, puoi dircelo anche adesso, visto che sono già le 11:10, se ti va, poi non voglio mica... Ma no, non fai spoiler. Tardi, grazie. Cosa? Allora... Allora, sì, abbiamo delle date in programma, ma nessuna definita, cioè abbiamo diversi contatti, ma le date precise le stiamo definendo in questi giorni, perché saranno tutte tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, poi anche altre dopo, ma per ora abbiamo queste. E c'è anche una partecipazione a un contest che si svolgerà in provincia di Padova, per l'appunto.
Credo la prima settimana di marzo. E sì. Poi altri concerti che chiaramente facciamo per portare in giro le nostre facce, il nostro EP. Perfetto, perfetto. E, abbiamo parlato durante questa serata di un pochino, sai, da dove venite, no? Un po' le vostre esperienze, quanti anni avete anche, perché per capire un po' con chi ci stiamo confrontando. E, concerti, non concerti, il musicale, perfetto, ma adesso voi, ok, vi state facendo le ossa, diciamo, ma dove volete arrivare con i vostri brani, con questa teatralità che ho tanto osannato, con questo vostro modo di fare? Cosa volete fare? Cioè, ci credete sotto sotto, oppure dite vabbè dai, lo facciamo per tanto per... Vogliamo replicare il successo di Uomini in Strada a Sanremo con un altro brano tra i primi 10, sicuramente nella categoria big, però stavolta. Io vorrei sinceramente anche il premio Nobel per la medicina, però quello è un altro discorso. Spero di raggiungerlo, comunque di farmi aiutare anche dai Capabro in questo, ma non lo so. Non so se mi serviranno, comunque fa curriculum, no? Prima serve una laurea, Diego. ce la farai. Prima devi prendere la terza media ancora. Vabbè, adesso quella a giugno la famo. Diciamo che vi sono delle criticità di base notevoli. No, come vedete ragazzi, ogni tanto questi qui prendono e sbarellano, iniziano ad andare per la loro strada, no? E quindi non riusciamo mai a capire esattamente cosa volete fare. Cosa volete fare da grandi? Cioè, me lo dite o no? Lui il meccanico, Giorgio. Io e Diego il ferroviere e io il pompiere. Perfetto, abbiamo capito cosa volete fare da grandi. Che sì, comunque sono tutte... Vabbè, chiaramente ci piacerebbe fare i musicisti, però in Italia tutti questi spazi non ce ne stanno e quindi... Ma vedi come parla quindi questo? Quindi faccio l'operaio degnamente io, fino a che tu, insomma. E i miei amici... Vabbè, c'è Diego che studia al conservatorio, quindi lui diventerà... Un avvocato di musica, appunto. Daniele fa il manager in un'azienda. No, beh, fa... Cosa fai, Daniele? Faccio l'impiegato in una vetreria di schifosi. Il piegato, come si dice. Bello, perfetto. La vetreria ti saluta. No, detto questo, Priscilla, diamo un attimo voce anche alla chat, che l'abbiamo un attimino messa da parte perché mi ero concentrato, cercavo, no, di carpire qualcosa di serio nei ragazzi. Per favore, leggete in chat il messaggio di Giulia, altrimenti succede un casino qui. Esatto, il Giulia che... di Giulia, io non leggo nessun messaggio di Giulia. È impossibile, esatto. Cioè, allora Diego, c'è un certo Diego che vuole salutate una vostra fan che non ha il coraggio di scrivere se chiama Giulia. Si chiamerà cosa... Bruti, secondo me. Si chiama Cascini di Bruti, secondo me. Forse c'è un messaggio audio, una scimmia, provo a ascoltare. io leggo solo dei gran Gabido e eccetera. Esatto. Vabbè, perché quello è ripreso da Richard Benson, il nostro mentor. Capito? Cioè, capito, no? Lo conoscete, sì? Senti, ma questi qua sono fatti. Senti. Cioè, senti, lui, capisci, no, Richard Benson. Sì, comunque Giorgio, oh Gian, hai visto Giorgio quanta roba ti mette qui? Cioè, prima Lino Banfi, adesso ti fa... È incredibile, non sta... E tu pensa, Gian, che durante il concerto non stava zitto un attimo, cioè lui doveva suonare la batteria e basta, no, invece no, si muoveva, si agitava, prima, durante, dopo, è fantastico. No, e piuttosto, Gian, che dici, facciamo questo esperimento dell'acustico oppure no? Io direi di sì, se non è un problema, sai che io patteggio per queste cose. Lo so, soprattutto perché, diciamo la verità ragazzi, dipende voi, dalla qualità audio che arriva. Esatto, eccola. No, esatto. No, diciamo una cosa ragazzi, io poi, come vedete, io, Gian, Priscilla, sai, ci scherziamo tanto, stiamo al gioco, però insomma, quando si parla adesso, vabbè, se parliamo di me potete dirmi quello che vi pare, perché io sono qui per sbaglio, come dico spesso, sono l'irresponsabile disorganizzativo di questo network. Priscilla
nel suo comunque è un artista che si dà da fare. Saius dal punto di vista tecnico è un mostro, e questo ve lo possono confermare tutti i web network che ci hanno copiato tra virgolette molte idee. Però dal punto di vista artistico, signori Gian, per quanto faccia un po' l'ironico, il tranquillo, adesso stai in un angolo, questa sera si è messo un po' in riposo, se vogliamo, poi dal punto di vista artistico non ce n'è per nessuno, quindi dovete adesso stupire lui, non stupire me, quindi mi raccomando, impegnatevi, perché che quello che dici? Non lo so, però lo dicevi bene, dai. Non lo dicevo bene, visto che è uscita bene dopo le 23 è così con Luca, dopo è il bicchiere di birra che hai in mano nella foto che stai scolando. Ma guarda che quel bicchiere ormai, quella era tanto una birra, ero in Scozia in quel periodo, aceto è diventato, ero in Scozia, bellissima terra. Quindi ragazzi sono pronti, che ci fate sentire? Allora, questo è un pezzo che abbiamo scritto qualche settimana fa, e questa vuole essere una sintesi acustica mai provata prima di questo pezzo, e spero sia degna, insomma, di quello che proponiamo nel concerto poi in elettrico, e ve la facciamo ascoltare. La canzone si chiama L'amore. Bene. C'è un concetto dibattuto da anni che fa scrivere tante canzoni. Io di esempi ne avrei a milioni, vi farebbero cadere sulle braccia, ma che la cosa vi piaccia o meno, io ve la spiego in un baleno. Che voi siate bellissimi o brutti, non importa, l'amore di tutti. Infatti, l'amore non è meritocratico, chi ama spesso non ha senso critico, chi piange per amore è solo un sadico, chi per amore muore è anacronistico. L'amore non è meritocratico, chi ama spesso non ha senso critico, chi piange per amore è solo un sadico, chi per amore muore è anacronistico. L'amore non è meritocratico, e so che il rischio ti faccia per cinico, non condivide l'interesse artistico. L'amore non è un concetto futuristico, l'amore non è meritocratico, chi ama spesso non ha senso critico, chi piange per amore è solo un sadico, chi per amore muore è anacronistico. L'amore non è meritocratico, e so che il rischio ti passa per cinico, non condivide l'interesse artistico, l'amore non è un concetto futuristico. Bravi! Gagliardissima sta canzone, oh! Gian, che dici? Bravi, cioè, eccezionali, veramente, complimenti ragazzi, vedi troppo che, forte. Vedi che sembrano così, ma sono peggio. No, no. Strofe, ma ve l'abbiamo risparmiate quelle. Mi immaginavo, l'avete edulcorata per noi, vi ringraziamo, no, vabbè. Sentiamo, ma... Secondo me ha veramente, cioè, una voce spettacolare. Questo glielo dissi già in finale, cioè, anche se quel giorno, quella sera non aveva voce, però ecco perché te l'ha detto. Fammelo spiegare. Però lui ha veramente una gran voce, cioè, è una voce veramente particolare e che merita, soprattutto in questo genere un po' così cantautorale, ci sta a manetta, mi piace un sacco. Vabbè. E riporti qualche messaggio dalla chat, cara Priscilla, dalla che ha visto che si è riempita dopo sta canzone. Okay. Ci scrivono, intanto parla in pesarese, e ce lo scrive, non so chi perché è anonimo, e poi ci dicono questa è figa, live questa canzone spacca. Comunque era Diego quello che parla in pesarese, che dopo si firma.
No, ah, così. Okay. Sono sul pezzo anch'io, non sembra, ma ci sono. E niente, poi saluto Antonio che ci sta ascoltando dall'Emilia, anche lui. E niente, pareri positivi per queste canzoni. E comunque c'è Clara che vedo che riporta e dice testuali parole, perché non, penso, riferendosi alla canzone, perché non avete sentito le canzoni di Gian, quelle demenziali poi. No, no, questa... E Marco dice, Marco dice ne ho di inedite addirittura, quindi abbiamo tanto, tanto materiale, okay. Vedo tante cose che non sapevo, tra l'altro qua sì, si svelano, si scoprono gli altarini, sì. Caro Gian, è vero, perché caro Luca, Marco mi aveva ripreso la bellezza di una dozzina di anni fa con uno dei miei pezzi storici demenziali o comico grotteschi di Cabaret, però i complimenti ai Capabro, perché questo veramente mi piace, è proprio del genere mio che piace a me. Poi bella voce, confermo quello che diceva Priscilla, belli, anche brillanti, insomma, non avevo dubbi che erano così già a sentire quello che mi dicevi tu, Luca. Quindi... chiudo solo la parentesi chat, al di là di Marco che comunque si complimenta, Clara e Marco, ti dico solo Gian che si stanno accordando per mettere, immagino, in onda in qualche modo, per farci conoscere i tuoi pezzi, quindi sappi che a tua insaputa stanno facendo sotto banco un accordo di cui non voglio sapere ancora nulla. A borro. però sai che sono curioso sotto credo che mi dirai delle cose poi con calma nelle prossime settimane. Te le posso suonare anche dopo uno. Ah, guarda, se vuoi, tanto. Ma evitiamo. Allora, caro Luca, io direi alle 23:21 minuti primi di questa diretta, e ricordiamo, puntata che dopo il grande Salzer, scusami Luca, volevi dire altro forse? No, lo solamente direi, ragazzi, che tutte, sì, questa sera, insomma, la chat si è mossa abbastanza, vi ringraziamo innanzitutto, visto che ormai siamo, come immagino stavi anticipando tu, sui titoli di coda. Io invito i ragazzi ovviamente a seguire anche la pagina Facebook di Saiuz Web Network, Saiuz Web Network staccato su Facebook. Vi invitiamo appunto a seguirci, perché nelle prossime settimane, sia con questo programma sia con altri programmi presenti sul palinsesto del network, insomma, vi saranno delle grandi novità. Sono tanti i lavori, tante le collaborazioni che abbiamo siglato e stretto in questo periodo. Ricordiamo sempre che chi si rivolge a noi lo fa per cercare qualcuno che gli dia voce, e se noi gli diamo voce anche perché ha qualcosa da dire. Abbiamo questo qui, avete visto tutti, una trasmissione molto leggera, molto goliardica, se vogliamo. Cerchiamo sempre, o quantomeno ogni tanto, di affrontare anche temi seri. Magari lo facciamo per pochi tratti, per non attediare, non appesantire troppo. Questa sera non l'abbiamo neanche fatto, probabilmente, però durante la settimana vi sono altri programmi in cui invece si va a toccare argomenti anche sociali. Saius ne è testimone, che è lui che tesse le file, le redini di tutto questo programma, di tutto questo network. E vi sono dei programmi, appunto, che delle dirette più delle volte, con tante collaborazioni, vedi Massimo Bonella di Pianeta Oggi TV. E non solo, Spazio Aperto è un altro programma che cura argomenti veramente vicini al sociale, e quindi noi cerchiamo veramente nel nostro piccolo, con questo network, di fare anche questo, di dare spazio, dare voce, non solo con programmi musicali che, come dicevo, sono molto leggeri, molto soft, anche con qualcosa un po' più sul pezzo, diciamo, no? E quindi vi invitiamo veramente a seguirci e ad aiutare a far crescere e questo network, affinché si possa sempre più, no, ingrandire in sempre in più parte d'Italia, e chi lo sa, forse anche del mondo. Adesso sto esagerando. Comunque, scusami Gian se ti ho interrotto, giusto perché così invitavo anche i ragazzi, i vari Diego, Ping Pong, Antonio, eccetera, a seguire, ovviamente Clara e Marco, già so che siete con noi, a seguirci su pagina Facebook e anche su Twitter con @Saiuz. Prego, Gian.
Prego, San. È il nostro dicevo Jaius, stavo dicendo o Jaius. San o Jaius, scusa, ma sai, le 11:24 inizio a. Ma figurati, Pruca, non c'è nessun problema. Adesso chiamo la Lucilla. No, niente. Allora, cari amici, dicevo, sono le 23:24, quindi direi di cominciare ad approprinquarci alla chiusura dei battenti. Chiudiamo le saracinesche, anche perché, come al solito, passeremo una mezz'ora di saluti finali. No, scherzo. E allora, stavo per dire 23:24 per far vedere, come al solito, come il giornale di colui che sappiamo non facciamo queste squallide battute. Siamo in diretta, però stavo per dire, ricordare a tutti gli amici che ci stanno ascoltando che questa puntata è, come sempre, grazie al grande, grosso e mitico Saius, che fa tutto il grande lavoro tecnico alle spalle, veramente indispensabile. Sarà a disposizione, come al solito, come tutte le puntate, nel nostro sito, quindi nelle nostre varie pagine web del sito, blog, pagina Facebook, perché ricordiamo che abbiamo sempre la pagina Facebook, il canale YouTube, dove Saius carica tutte le cose che vanno in onda su Saius Web Network, e anche Twitter, quindi ci potrete seguire anche lì. Quindi, per chi si fosse perso questa puntata, o se i cari amici anche dei Capabro, i fan e quant'altri vogliono divulgare il messaggio di Saius con i Capabro, potranno sempre invitare gli amici ad ascoltarla in naturalmente stavo dicendo a disposizione e anche in replica. Correggimi, Luca, se non sono aggiornato da direttore artistico. Non è cambiato nulla. Ah, bene, per piacere avere queste certezze, questi punti e capisaldi del network dall'irresponsabile disorganizzativo. Ho conferma che è sempre in replica il giovedì pomeriggio dalle ore 14:30, naturalmente ora dell'Europa centrale, dell'Italia. Quindi, se cari amici che ci ascoltate, questa volta da quale paese? Dall'Australia, caro Luca, con le 7-8 ore di differenza in più, sapete che ci potete ascoltare alle 14:30, o trovate il tutto sempre a disposizione sul sito. I Capabro, ospiti annoverati tra gli amici di Science Web Network, io vi saluto e vi auguro buonanotte e buon proseguimento a tutti. Lascio la parola a Luca Priscilla Saius con i saluti dei Capabro. Ciao a tutti. Perfetto, allora facciamo parlare prima Priscilla, poi Saius, e poi facciamo salutare anche i ragazzi. Prego, Priscilla. Niente, io vi saluto. Già ride. No, ormai sono due lunedì che il Baileys mi sta giocando dei brutti scherzi. In realtà inizio a ridere verso le 11:30. Hai capito, Gianne? Prima Saius che fuma e si fa il grappino. Lei col Baileys, perfetto. Siamo alcolisti anonimi. Tra l'altro, lunedì scorso ho letto anche che era il Blue Monday, cioè la giornata più triste dell'anno. Io invece ero fuorissima e ridevo sempre. Comunque va bene. Però in compenso tutto l'anno sei triste, quindi diciamo che esatto. No, vabbè, scherzo, dai. Esatto. No, vabbè, ringrazio i Capabro per questa bella serata che ci hanno fatto passare con la loro simpatia e allegria. E ricordo appunto ai nostri ascoltatori che possono acquistare il loro EP contattandoli su Facebook, e li ringrazio anche per il selfie che hanno fatto su Skype. E niente, grazie, e spero di vederli presto in quel di Modena per un concerto insieme. E quindi niente, buona serata a tutti. E che si sente di sottofondo dei bicchierini, che no, li sento solo io. Sono, è le allucinazioni uditive. è il Baileys, questa pubblicità al regresso proprio. Esatto. Allora immagino che anche Saius verrà a salutare i ragazzi, e non solo. Prego, Saius. Benissimo, no, ma io ho parlato poco proprio per lasciarvi tranquilli, perché sapete, se no, perché stasera c'ho Adalgisa con me, in mancanza di Natalia c'è Adalgisa, quindi ragazzi, mi raccomando, fatevi vedere quel di Modena o di Bologna, dove è? Perché, eh? Quello che sai, ci ho detto tipo 8 parole questa sera, tipo 9 erano errori grammaticali e di lessico, di sintassi. Cioè, è fantastico, sei eccezionale. No, adesso io giusto una cosa. Noi lo prendiamo era giusto in giro per sempre. Restare in tema. Cioè, noi ti prendiamo sempre in giro, lo diremo all'infinito questa cosa. Tutto questo esiste perché l'hai fatto tu, e quando noi ti prendiamo in giro perché magari ti sbagli a commentare, semplicemente perché sei distratto, in realtà sei concentrato su tutta quella che è la regia, che io ho avuto modo di vedere, è veramente una cosa complicatissima. Passiamo quindi la parola ai ragazzi, dopodiché darò anch'io i miei saluti finali. Prego, da chi partiamo? Da Daniele, vai, partiamo da Daniele. A Daniele.
Ha detto sveglio. Ciao ciao, grazie a tutti per la splendida trasmissione radio, l'opportunità che ci avete dato per farci, per far ascoltare la nostra musica a tutti quanti. Grazie ancora. Perfetto. Ci vediamo presto in tutte le parti dell'Italia. Ho preso morto. Bene. Chi altro c'è ancora? Su. Diego dormiva un attimo. Che dire, saluto tutti quanti. Sì, c'era un po' di raucedine prima di cominciare a parlare. No, saluto tutti quanti i radioascoltatori, non so come nemmeno chiamarli. Ci vediamo a Modena, se salta fuori qualche altro concerto, veniteci a vedere. E buonanotte ai suonatori, vale. Appunto. Ai suonatori, questa è una citazione. Dai, grazie ancora ragazzi, ciao, seriamente, gentilissimi. Abbiamo passato una bella serata insieme, ne passeremo delle altre. Parola a Diego. Io volevo salutare, oltre a voi chiaramente, che ci avete dato questa preziosissima opportunità di metterci in mostra, anche i commentatori vari della serata, che sono le Ping Pong, che noi continuiamo ad odiare, ma ringraziamo per i commenti che ci hanno... Amore e odio. Amore e odio, esatto. È sano poi alla fine questo amore e odio. Giusto. E ringraziamo anche Mancio, che sarebbe Diego, che commentava ogni 3 secondi, mi pare di aver capito. Con dei capito assurdi. E poi ringraziamo... tutti i nostri fans. Tutti i nostri fans, tutti, da Sofia, Giulia, Silvia e le varie, la famiglia Brocani. Ci stiamo dimenticando qualcuno. Attenzione. Ci perdonerete. E, veramente tutti preziosi, quindi come i giochi. Quindi continuate a seguirci su queste reti e su altre. Presto ci vedete sulla Rai, promesso. Perfetto. No, stavo pensando ancora a preziosi io. Comunque per farti capire il mio livello proprio di reazione, come sono a quest'ora. No, scherzi a parte, no, è stato veramente un piacere per noi avere voi, avere Capabro qui su Style Web Network. Ci tenevamo anche perché vi avevamo visto appunto in quella del musicale di Cascine di Buti. Il più delle volte invece ci rapportiamo con band che magari ascoltiamo per caso su vari network o in radio eccetera, però di fatto non abbiamo mai modo di conoscerli da vicino anche. Io ringrazio appunto voi per che ci avete fatto visita. Ovviamente vi rinviteremo qualora ci fosse la possibilità, magari per presentare un qualche nuovo lavoro. Noi comunque cerchiamo sempre, come vi ho detto durante la diretta, di dare spazio e voce a tutti. È casa nostra, ma siamo gente latina, molto ospitale. E saluto soprattutto oltre a Saiz, a Priscilla e a Gian, che finalmente è tornato alla base. Non ci credevamo. Un Gian un pochino che deve carburare, si è sentito che hai avuto qualche momento tuo, però non hai rispecchiato, diciamo, quello che ci hai abituato a fare. Esattamente, un Gian più maturo. Cosa importante, esatto. Salutiamo chi ci dà anche la benzina, no? Chi ci dà la voglia di fare, ovvero gli ascoltatori, e soprattutto questa sera darci fuoco, esatto. Salutiamo quindi innanzitutto Marco, che ci fa sempre compagnia, Clara e ovviamente anche questi fan, e non solo fan, vedi Ping Pong, questi fan di Capabro, Diego, Eva mi pare si chiamasse, Giulia eccetera. Veramente ci ha fatto molto piacere avervi qui con noi. Vi siete comunque dati da fare in chat, e questo ci è piaciuto molto. Seguiteci anche sulla pagina Facebook e non solo, perché ci saranno delle belle novità anche qui da noi. Detto questo, carissimi, io vi ringrazio ancora, vi do la buonanotte e ci vedremo, salvo imprevisti, salvo ospiti o non ospiti, lunedì prossimo. Sempre qui, provvisoriamente, 2 compari più 1 o più 2, non so, o più 3, o quelli che saremo, su sizeswebnetwork.it. Immagino che Sites manderai l'ultimo brano, sempre dei Capabro, che Priscilla è? Sì, il brano si intitola Morto da armi. Proprio giusto per completare l'opera. Esattamente, così abbiamo a 360 gradi conosciuto la band. Perfetto. Ragazzi, io vi ringrazio ancora, vi do una buonanotte a tutti e ciao. Buonanotte.
te. Ciao a tutti e vai col brano che è sempre qui. Vedo un uomo dai sani principi, sani principi e re d'altri tempi, tempi che governaron ben saldi, sì ma saldi del 30%. Passati 2 minuti, 2 minuti, esseri umani, forse nani, come spinti da venti, 20 o 21, o da lis che more, o frutti di bosco, non fa differenza perché davanti alla mia porta fortuna anche per te. Guardavano verso il mare, non sapendo cosa fare. Guardate.